Salve amici, sono Medoacus, l'asino più forte del canal di Brenta. Oggi andiamo sul sentiero della croce. Inizia a pochi metri dal centro del paese e si snoda facile tra ulivi e bei muri in pietra. La comoda strada però diventa ben presto sentiero di montagna che sa tanto di antico. Ed io ben ricordo quando era usato per accedere al bosco e alla costa coltivata della montagna. Povere Grappa era la patria degli scalpellini, quindi fate attenzione a questo sasso che è un piccolo lavoro di scalpello in centro, perché dopo ne riparleremo. E vi ricordate di questo mezzo di trasporto? Chissà quante migliaia di volte è passato di qua per incavare così tanto la roccia. Cambia ben presto il panorama e si arriva alla deviazione per la croce. Qui bisogna fare qualche salto da capra, stare attenti ai piedi e a non sbattere il naso e si raggiunge un panorama a dir poco mozzafiato. La vista è tutta intorno. È un panorama così pieno di particolari che non sai più dove guardare. Se girate le spalle vedete il canale di Brenta. Questo è proprio un posto privilegiato per osservare la vita sottostante. Il sorgere del sole è una meraviglia e nelle giornate fredde d'inverno l'alba rossa ti sorprende con i suoi colori accesi. Se sei qui quando nella pianura c'è la nebbia, lo spettacolo si arricchisce di fascino e delicatezza. Per coincidenza, se sotto la croce c'è un gregge di pecore, fermatevi ad ammirare il lavoro incessante dei cani da pastore e delle pecore. Sembra un gioco, ma forse è la paura primitiva del lupo che le fa scappare ogni volta come se fosse la prima. Resta da capire se sono terrorizzate oppure no, perché questo succede ogni momento per tutto l'anno. Sembra di vedere uno stormo di uccelli che si scompone e ricompone in forme sempre diverse. Questo movimento continuo, ben fatto, diceva il pastore, perché se stanno fermi un punto brucano troppo ed in primavera l'erba ha più difficoltà a ricrescere. Questa è antica saggezza che pensava alla conservazione delle fonti rinnovabili. È questo proprio un gregge intelligente che ci saluta disegnando un cuore ed un cerchio. Il tramonto riserva ogni sera uno spettacolo quasi misterioso e sempre affascinante. Da qui si può assistere all'accendersi delle luci dei paesi e le scie degli aerei in un cielo sempre più rosso. Scusate, quasi mi dimenticavo. Proseguendo per 15 minuti nel sentiero alla fine della salita vedete un sasso con un buco in centro e dall'altra parte una pietra. Pulitela nel caso e scoprirete una incisione. Alla sinistra un'altra fossetta viene incavata su una roccia. Quale sarà mai l'origine di questi lavori? Auf Wiedersehen, alla prossima passeggiata.